Ciao a tutti, popolo di Avriai, un salutone dal vostro Green, altro video su Ultimate Team World Cup, questa volta la review. Voi potreste dirmi che cazzo Green, la review di un giocatore del Foot World Cup che non si comprano perché non c'è l'asta. Vabbè ragazzi, De Sciglio, parliamo di De Sciglio, ha un 76 di overall per cui non è difficilissimo da sbustare. Perché faccio questa review e non quella di uno Schweinsteiger, un Neymar o un David Silva, Perché De Sciglio in game è un mostro, ragazzi. È un mostro. Allora, intanto, con un occhio FIFA 15, l'hanno messo come terzino sinistro. Per cui speriamo che rimanga in questa posizione. E così abbiamo eliminato il problema dei terzini sinistri in Serie A, che era veramente una cosa, un macigno da portarsi sulle spalle ogni volta che bisognava fare la rosa. Poi, guardiamo le statistiche. Allora, lui ha statistiche discrete, diciamo, 75 controllo palla, 78 cross, 74 dribbling, abbiamo un 77 nelle scivolate e nei contrasti da in piedi, 69 aggressività, 74 intercettazioni, 67 di forza fisica. Cioè sono valori che comunque non dicono che sia un grandissimo giocatore, invece in game è veramente mostruoso. Se poi voi pensate anche al fatto che comunque quasi sempre le rose che vi trovate contro non hanno i campionissimi, ovviamente capite che De Sciglio fa la sua bella figura. Inoltre, terzino sinistro col piede destro, ma con le 5 stelle sul piede debole, vi fa fare dei cross fantastici. Fantastici, ragazzi. Work rate medio medio che lo fa essere sempre, diciamo, nel vivo dell'azione. Se riuscite a fare gli scambi, qualche triangolo con un centrocampista e lo portate sul fondo, fidatevi perché le 5 stelle sul piede debole si sentono tutte, ragazzi. I valori che ho detto prima nei contrasti in gioco sono molto più alti. Veramente è eccezionale. Io ho avuto il culo veramente di trovarlo nel mio starter pack perché mi è piaciuto veramente un sacco. Infatti, ho deciso di fare la review. Se ce l'avete, se lo trovate, usatelo, ragazzi. Fidatevi al 100%. Ricapitolando, lo abbiamo detto, i valori sono discreti, le statistiche dicono che è discreto. Gli hanno abbassato l'overall, però la velocità è aumentata. Ma ragazzi, veramente difensivamente è sempre al posto giusto. Ha un grandissimo cross, ovviamente ha le 5 stelle sul piede debole. Ha una velocità buona perché gli hanno abbassato l'overall, ma gli hanno aumentato la velocità di un punto. Quindi, ragazzi, vale veramente la pena di usarlo se ce l'avete. Se volete farvi la nazionale o se volete farvi una squadra europea. Al 100% come terzino sinistro Mattia De Sciglio. Ragazzi, ovviamente se l'avete provato fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi qui al canale di Avriai e come sempre signori, stay barba, stay qualità. Ciao belli!